con un po' più di calma, anche se la giornata è tarda, anzi la notte è avanzata, però c'è un po' di modo di riflettere dopo il momento. I dati continuano ad affluire, ma insomma più o meno il risultato si è assestato. Il successo di quel 30% di cui parlava Giovanni Lenini poco fa è dovuto molto all'allargamento della coalizione, e lei ha individuato nell'allargamento della coalizione una delle ragioni appunto del successo, successo che non è stato completo, totale, perché c'è Marsilio che è alla presidenza della regione Abruzzo, che però dà la strada, indica una strada da percorrere, secondo lei? Io penso di sì. Noi abbiamo condotto una competizione elettorale aprendo molto la società civile, la partecipazione, proponendo un progetto netto. Il centro-sinistra in Abruzzo, come è noto, conseguì lo scorso anno un risultato elettorale inferiore al 20%, esserci collocati sopra il 30 mi sembra un risultato molto importante, significativo, che ci carica di responsabilità. Sapevamo quali erano le difficoltà, non avevamo previsto, non noi ma nessuno aveva previsto, un travaso così clamoroso tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, con la campagna molto forte, con la presenza massiccia e continuativa del vice premier Salvini e di altri. Si riparte da qui, si riparte da una coalizione, la nostra, che rappresenta poco meno di un terzo degli elettori. Proprio questo allargamento della coalizione non apre il fianco a possibili perdite di pezzi lungo la via? Mi auguro proprio di no. Invece ciò che abbiamo potuto sperimentare è che la battaglia contro i populismi determina un campo di forze e quindi anche un consenso molto, molto solido, a livelli che sono molto superiori a quelli registrati dalle politiche dello scorso anno. Lei ha dichiarato di non aver troppo compreso il programma della candidatura di Marco Marsilio e della futuro governo della regione da parte di Marsilio. Se dovesse individuare dei punti di collaborazione, dove li individuerebbe? Marsilio ha parlato di necessità di ripartire dalla ricostruzione e ha anche detto che sulla ricostruzione non si è fatto abbastanza, anzi non si è fatto quasi nulla, ha detto. Guardi, vedremo quali saranno gli obiettivi programmatici più precisi. Certamente sulla ricostruzione ci sarà la nostra più totale collaborazione, io l'ho indicato come un dovere della Repubblica, con un impegno inderogabile della Regione nei limiti in cui dipende dal ruolo e dai poteri della Regione. Vedremo, è difficile per davvero misurare il grado di ipotetica condivisione e collaborazione in presenza del fatto che la campagna elettorale è stata caratterizzata moltissimo dalla presenza dei leader nazionali. Quindi da temi nazionali. Da temi nazionali, i candidati hanno parlato poco. Questo. E invece quando ha saputo, insomma, i primi risultati, i primi instant poll, gli exit poll e quant'altro, come l'ha presa? Nel senso che si aspettava qualcosa in più, oltre al successo che è comunque evidente. Qualcosa in più me lo aspettavo, non mi aspettavo. La vera sorpresa è stata questo crollo del Movimento 5 Stelle, che si è trasferito per una parte importante verso la Lega. Questo è il dato di fondo di questa campagna elettorale, di questo risultato elettorale, insieme a questa avanzata importante che vi è stata della nostra coalizione. Dov'è che potevate fare di più? Ma per noi era molto difficile fare di più, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, abbiamo aperto porte e finestre alla partecipazione con le nostre liste, abbiamo proposto un progetto che continuo a ritenere serio, credibile, dopodiché vi sono dei flussi elettorali evidenti che sono nazionali, che è difficile contrastare in misura superiore a quanto abbiamo già fatto. Lo abbiamo fatto con molta determinazione. Voglio ringraziare le candidati, i candidati, i volontari, i militanti per il lavoro straordinario che hanno fatto. Non ho granché da rimproverarmi, anzi direi che non ho nulla da rimproverarmi.
Come cambiano gli equilibri, secondo lei, a livello nazionale, vista questa attenzione mediatica sull'Abruzzo, regione trascurata per tanti altri versi, è molto attenzionata in questo momento perché è considerata anche un test in qualche modo, e poi ci sono le europee. Questo lo vedremo, mi sembra evidente che l'esperienza di governo dà frutti per la Lega e dà problemi ai Movimento 5 Stelle. Quali saranno poi le dinamiche che vi saranno, le conseguenze, lo vedremo. Santeo, di dire un saluto prima di andare a riposare. Sì, un saluto, un ringraziamento a tutti gli elettori, ripeto, ai volontari, ai candidati. Noi ci siamo, rappresentiamo quasi un terzo degli elettori abruzzesi e avvertiamo la responsabilità di questa rappresentanza. La non affluenza o la scarsa affluenza al voto, ancora una volta, ha avuto il peso in questa... È difficile dire per chi avrebbero votato coloro che sono rimasti a casa, è davvero difficile.